Eccoci qua, un saluto a tutti da The World 125. Prima di incominciare mi volevo scusare con tutti per non aver postato video nell'ultimo periodo, ma sono stato molto impegnato per via dell'università. Ho avuto due esami in una settimana e quindi ho dovuto studiare. E ieri oltretutto sono andato anche al concerto dei Coldplay, quindi ho avuto il mio bel da fare, diciamo, in questo periodo. Però non ho nessuna intenzione di mollare qui la campagna, anzi, voglio portarla a termine, non so quanto ci impiegherò, magari alternerò, però il mio obiettivo è andare avanti, quindi non pensate che mollo qui, lascio. Se non posto per un po' è perché magari sono rimasto impegnato per via dello studio, comunque della vita. Quindi state tranquilli. Ma adesso andiamo avanti. Allora, negli scorsi episodi, nelle scorse volte eravamo riusciti a conquistare Belisa, Valencia, adesso cambierà nome. E Perpignan erano stati i primi due insediamenti conquistati, che mi avevano fruttato un bel introito di 5.000 fiorini. Adesso io, per bloccare la possibile espansione spagnola, ho mandato questo mio generale, per la precisione, Guillem de Montcanada, a Irugna, a Pamplona. Però loro mi hanno portato questa unità qua e spero vivamente che nel prossimo turno slogino, perché non credo attacchino, perché i primi turni di solito sono di pace, però di pace, di non belligeranza fra le fazioni. Però speriamo. Per il resto adesso controllo solo di dove aver fatto tutto. Sì, non c'è niente da recuperare. Ah, direi che posso addestrare un po' di truppe per l'assedio di Pamplona. Soprattutto qui, perché qua ne ho bisogno. Sì. Ok, e qua io mi stavo volevo preparare già al futuro assedio di Tolosa, perché i miei obiettivi sono conquistare tutti gli insediamenti ribelli, essendo un giocatore umano, ho più possibilità di prevedere le mosse della CPU, e comunque sono più lesto, cioè lesto. Posso prendere questo piccolo vantaggio sulla CPU, che comunque è sempre un'intelligenza artificiale, quindi l'uomo sarà sempre superiore per adesso alle macchine, poi in futuro si vedrà. Quindi boh, direi che adesso possiamo passare. Prendete la mia frase di prima sui computer, con le molle, con le pinze, perché mi sa che ho detto una stronzata, ma fa lo stesso. Andiamo a conquistare questi fortini. È il nostro giorno! Il nemico è battuto! Questi Il fortini nemico ribelli tenta solo l'assalto di Tosire grazie a questa vittoria. per fare tutto per bene, in Ordini modo che siano tutto sia dati! nostro. Egli ci ha concesso la vittoria! Molto bene. Il nemico è caduto! Siamo vittoriosi! Molto bene. Vostra maestà! Ok, direi che È il si può. nostro giorno! Il nemico è E ho capito che battuto! il nemico è Ordini sì! battuto. Abbiamo vinto! Comandate! Signore! Abbiamo Mi sa che vinto! si è impallato. Il Facciamo nemico è fine turno, va. caduto! Siamo... Allora, eccoci qua. Allora, è morto il sovrano russo, come vi ho detto prima. Becchiamoci sti fiorini perché sti due si sposano. E poi siamo nel 1158. Quindi qua ci sono sempre le solite bellissime notizie. Ecco, una cosa, io non sopporto sto mouse. Cioè il mouse, il cursore. Sono le notizie. Vi ho fatto vedere, il Concilio dei Nobili, siamo sempre a 6. Nuova missione, il Papa, oh che palle. Il Papa è insediamento, convertire almeno il 54%. Obiettivo Azahar. Ma dov'è? Ah, Valencia. Perché Azahar? Prestigio costante, ok. Ah, abbiamo finito le miniere a Barcellona. Quindi direi che possiamo iniziare il mercato. Sì, avevo già detto che in questi primi turni mi dedicherò soprattutto alla costruzione di strutture economiche volte a sviluppare l'economia del regno, perché avrò bisogno di soldi poi per le guerre. Quindi in questi primi turni, in cui le altre fazioni rimarranno belle buone, direi che è la cosa migliore. Allora, durante il passaggio del turno gli spagnoli si sono spostati e, vedendo il loro movimento, stavano mirando verso gli arabi. Comunque stavano scendendo, quindi direi che possiamo per il momento stare tranquilli, come avevo previsto, comunque come mi era anche stato detto. E adesso mandiamoli il buon vecchio Continuerò domani. Guillermo, sempre sti Guillermo, Sì, sire.
qua. Allora, qui ci sono anche delle unità mercenarie da questo, però tipo questo costa 1700, direi proprio di no. Allora, ma inviamo le truppe che ho costruito a questo. Riuniamo le forze, mio signore. Questo insediamento può resistere per 8 turni. Io volevo farlo morire questo qui proprio pesantemente. Comandante. Allora. Vostra maestà. Cioè, sinceramente avete visto abbastanza battaglie, adesso non so se tagliarle o comunque fare risoluzione automatica. Adesso vedremo. Questi li inviamo qua. Perché presto ci sarà un bel assedio. Qui si stanno arrabbiando. Facciamoci i francesi, costano poco. Poi quelle saranno unità che come si dice adesso? Che distruggerò, no, qua c'è il termine. Congederò, ecco, congederò. Perché saranno, sono unità inutili, sinceramente. Adesso qua c'ho queste, ad esempio questa, sì, a 22, però. Potrei riaddestrarle volendo, avete, riaddresta, però non mi interessa. Non mi interessa, quindi... Comandante, ordini. Distruggiamole, via, congediamole, via. Vostra maestà. Via. Sono solo soldi che... questi invece li tengo. Sono soldi, solo soldi che sprechiamo e che non servono a niente. Ah, mannaggia, c'avevo questi qui. Vabbè. Comunque abbiamo due eserciti potenti, uno qua e uno qua, che si stanno formando. Un po' alla Carlona si stanno formando, cioè sto reclutando unità a caso, ma non è il momento per pensare a che unità far mettere, scendere in campo. L'importante è avere delle unità, perché comunque sono ribelli, in teoria sono inferiori, quindi... Andiamo un po' invece alla parte diplomatica. Allora, io avevo già fatto qualcosa con i francesi. No, diplomazia. Allora, alleati, ok. France. Scadenti, cioè no, devo cercare i francesi. Vieni qui, saranno qua? Naturalmente. Forse su. Molto bene. Dove cazzo? Signore. Molto bene. Oh, un forte. Avete una proposta? Sì, diritti commerciali. Mi diverti a costringerci a un simile. Sì, mi diverto un casino. Addio, signore. E poi volevo fare, io volevo fare l'alleanza con l'imperatore, con il Sacro Romano Impero. Non so perché, però o gli inglesi o qua, cioè o gli inglesi, volevo gli inglesi e il Sacro Romano Impero come alleati, per poi attaccare i francesi e fargli un bel culetto. Francesi di merda. E per adesso basta. Direi che un altro turno passato così, non c'è più nient'altro da fare se non reclutare ancora qualche unità, ma mi puzza tutto qui. Ah no, Barcellona, ehi, quanta roba. Io devo fare un Comites Ducis Domini, sì, Ducis, vabbè, Domini. E ah sì, qualche un bel lanciere miliziano che fa sempre comodo. E basta, passiamo al turno. Allora, eccoci qua nel nuovo turno. Abbiamo conquistato un seggio. Deve essere, secondo me, lì il sacerdote. Prestigio costante, sì, la campagna sta andando liscia per adesso, molto bene. Questo adesso lo mandiamo a Valencia. Ah, mi sa che il nome era la regione, adesso... Sì, a Zahar. Era la regione, è stupido. Annunci di fanzione, nuovo familiare. Ci hanno dato dentro, qua. Maialoni. Ok, qui è sempre uguale, meno 13 di profitto, ok, direi che la situazione... Con un assedio, ecco, la cosa importante è che stiamo guadagnando comunque con un assedio. Direi che le cose non potrebbero andare meglio. In marcia. Unire le armate. Potremmo quasi quasi tenerne due. Non sarebbe male come idea. Posso fare un mercante. Questo li mandiamo qua. In marcia. Possiamo fare un mercantuccio. Allora io direi che Irugna è pronta a cadere. Ah, potevo fare delle altre armi d'assedio. Forze d'assedio. 7 turni, questi tanto si spompano. Ma sì, allora facciamo ancora qualche scala. No? Facciamo ancora due scale per sicurezza. E intanto io buono qua. Direi che questo. Questo, lui, lui. Mio signore, vostra maestà. Sì, sì. Comandante. No, ok, fino a qui sì. Possono fare questa bella cosa. È vero, di Dio è vostra.
Sì, marciamo. Mi ero completamente... Senza indugio cominceremo l'assedio. Allora, mi ero completamente dimenticato che c'era la spia dentro. E quindi... ci ha aperto le porte, quindi possiamo direttamente assaltare. Adesso non ho cavalleria, cioè ho solo il generale. Però boh, io facciamo un azzardo, vai, attacchiamo dopo Irunia, che tanto è lì. Quindi Tolosa. Assalta Tolosa. Ah sì. Andiamo. Forze in equilibrio ci danno avvantaggiati. C'erano due cavallerie, miliziani e c'è i contadini. Però si coglie da sprovvisto. Occitani. Via, affronta. Dio aiuti gli uomini. Allora, eccoci qua, ho finito lo schieramento. È un esercito molto semplice, composto da queste unità qua che saranno quelle sacrificabili. Cioè sono le due sacrificabili che manderò lì. Tanto si crea un bel imbuto lì, mi sa. Poi dopo ci mando queste, che sono forti d'attacco, a spezzare le linee. Spero che spezzino le linee. Poi praticamente il tronco principale dell'esercito formato dai lancieri, che andranno lì, con queste unità di riserva. Il generale supportato davanti da un altro lanciere, e di fianco qua ho messo gli arcieri. Boh, vediamo come va a finire. Per tutti i santi più benigni, la nostra spia. Ma va! Sapevo già. Allora. Di corsa, sì. Facciamo avanzare tutti. Tanto loro dovrebbero essere colti completamente alla sprovvista. Adesso quelli lì vengono tartassati dalle frecce. Formazione. Ah, sono indicato la formazione allargata per sti soci di Zedomana. E questi invece li facciamo avanzare di meno. Vai qua. Sì, voi con anche un po' più di celerità magari. E comunque hanno preso poche vittime, dai. Ah, non attaccano qui. Cosa fanno? Pazzi! Presi completamente alla sprovvista. Pensavo che quantomeno venissero davanti al cancello. Invece no. Proprio presi alla sprovvista in pieno. Allora questi li mandiamo subito a far danni. Magari non... Oggi i nostri hanno dato prova di grande tutti. Valore. Abbiamo preso possesso delle... Dove sparano questi? Di qui. Bravi. Morirete subito. Però a sto punto le mie truppe qui servono proprio a niente. Mannaggia, andate qui. Rimettetevi in linea e andate qui. Tanto qui la battaglia procede. Questi subito. Perché in fuga? Ah, ho sbagliato, ho schiacciato un tasto sbagliato. No. Dai, basta dare una mossa. Dai, che se no mi cagano gli arcieri, ma che picciu. Dai, ma cosa fanno tutti qui bloccati? C'è un'unità qua? No, non c'è nessuno. Ma io non so, devo far intervenire anche questi, ma io non ho parole. Si è creato un imbuto dai miei soldati qua che non... Ma perché stanno combattendo con questi? Ecco, adesso mi caricano gli arcieri, ma mannaggia. Dove va? No, sei impallato. Dove cazzo va? Non riesco, si è bloccato, non so cosa stia succedendo. Non so davvero cosa sta succedendo, incredibile, lol. Sia lode al Signore. I nostri hanno le sorti. Bene, mentre il mio... Qua verrà il mal di testa a tutti, anche a me sta venendo il mal di testa, non riesco a bloccare, non so cosa sia successo, invio, stop. Non so che cazzo stia succedendo. Mi scuso con tutti per questa cosa, ma non so davvero cosa stia succedendo.
Mi scuso per l'inconveniente, non deve, se deve essere stato di nuovo bloccato un tasto, non so cosa sia successo. Comunque, sì, ho perso un po' di uomini, questi qua mi erano andati in fuga, li avevo mandati nuovo in fuga, è successo un casino, insomma. Però, insomma, il generale è morto e questi stanno, insomma, mollando, perché, boh, sono quattro gatti contro tutta la mia fanteria, tutto. Fanteria, tutto il mio esercito, in pratica. Infatti, guardate comunque le move kill, le kill move lì. Vedete? Vabbè, adesso non si vede più niente perché sono morti. Dai, su. C'è più nessuno. Tolosa conquistata. Tolosa aragonese. Questo bel castello. Eccolo qua. Questa è una vittoria lampante, conquistata da uomini di grande virtù e infinito valore. Molto bene. Uomini che festeggiano. Oh, me le forze perdute è solo 500, buono, molto buono. Vincente. Eccoci qua, occupato perché, come ho detto, come ho anche letto, a meno che non sia un insediamento che voglio saccheggiare e poi lasciare lì perché si ribelli, io sono tendente ad occupare e a amministrare i miei insediamenti. E comunque questo è un insediamento di notevole importanza perché, come potete notare, è in mezzo alla Francia, praticamente in mezzo, nel sud della Francia, con sbocchi qua a Bordeaux e sbocchi qua sul, non l'Île de France, perché l'Île de France è qua, però sulla parte, diciamo, non so come, che comunque Lione, la regione alpina francese, comunque questa zona qua, ed è buono, direi, molto buono. Comunque così, conquistata così, senza, io pensavo prima di conquistare Pamplona, invece è andata così. Adesso direi che per questo video adesso è tutto. Nel prossimo capitolo penso che conquisterò questo. Poi gli insediamenti ribelli sono esauriti, direi, nella mia zona. Li abbiamo presi tutti. Direi che... ma, ah no, manca ancora Palma. Manca ancora Palma, forse Milano, però non credo proprio. E direi che abbiamo fatto, ho fatto un buon lavoro, abbiamo fatto. Vediamoci del... mettiamo i meriti a tutti. Andiamo a vedere un attimo quale... ah, ecco, Digione, io andavo sempre più in là e qua c'era Digione, ma vai a cagare, stronzo. Dai, non ce la fa. Ok, direi che per questo video è tutto. Un saluto e al prossimo video. Ciao ciao!